Ciao a tutti ragazzi, ecco un altro video. Come vedete sto registrando più di uno perché ero un po', come vi dicevo, un altro video arretrata. E vi voglio far vedere degli acquisti che ho fatto finalmente da Lidl, che diciamo dovevo andarci da tanto e grazie anche ai vostri consigli volevo provare dei prodotti. E poi un acquisto, diciamo, dal parrucchiere di un prodotto appunto per capelli. E allora, per quanto riguarda i prodotti per viso, ho preso come crema viso questa qua della Sien al melograno, che devo dire Lynch è veramente fatto bene. Adesso la proverò e vediamo insomma se rispecchia anche, diciamo, se è buona anche da utilizzare, insomma, se non è un se è o non ho le parole oggi, se è buona anche, diciamo, sulla mia pelle, quindi la mantiene idratata e nutrita. Oggi proprio niente. E poi della stessa linea ho preso questo, il contorno occhi, sempre della stessa linea, anche questo Lynch. Buonissimo, devo dire che è veramente fatto bene. C'è dentro, diciamo, l'olio di melograno, poi avevo letto l'olio di melograno, l'olio di mandorle dolci, e avevo letto che c'erano, diciamo, veramente tanti ingredienti che poi ho visto tutti, diciamo, verdi con doppio pallino verde, che significa comunque sono prodotti, diciamo, buoni. E niente, diciamo, adesso non rimane altro che utilizzarli. E poi un altro prodotto che ho acquistato, questo non assolutamente con Inci Verde, è di Icon, una marca per capelli di parrucchiere che sinceramente mi ci trovano anche molto bene, nonostante comunque contenga, diciamo, degli ingredienti, diciamo, petrolchimici, cioè, diciamo, sì, c'è il burro di karité, c'è l'olio di mandorle dolce, l'olio giarne di grame, ci sono degli ingredienti, ma ci sono anche il poliquaterno, insomma, diciamo, degli elementi un po' petroliferi, diciamo, dentro, però sinceramente lo utilizzo lo stesso. E questo, diciamo, per modellare, diciamo, i ricci, per metterlo si mette sui capelli bagnati e diventa un gel, diventa tipo una cremina, si strofina, si mette sui capelli e dopodiché, diciamo, i giorni successivi non c'è bisogno di rimetterlo, ma si bagna soltanto il capello e, diciamo, il gel, diciamo, si riattiva, quindi si ridà una forma. E niente, questo però ancora devo provarlo. Quindi questi sono tutti e tre prodotti che devo provare, poi magari quando li utilizzerò, insomma, vi farò sapere come mi sono trovata. E niente, per questo momento è tutto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao a tutte!